Silencio. È un momento bello. Anche i genitori dicono che è bellissimo, non sa cosa rispondere. Ci dovete convincere, no? Convincere loro. Ci dovete convincere. È la prima volta che partecipa. Può essere un motivo. Va bene? Andiamo avanti con la risposta. Questa è una bella domanda. Non è facile dare una risposta. Perché giustamente tutti vogliamo vincere, però sicuramente vincerà chi merita di più. Un applauso. Perché? Dovete votare me perché mi sono divertita. Dovete votare due belle. Un applauso. Con queste risposte la giuria sarà. E do il microfono a lei. E ascoltate, sono delle belle parole. Più lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca o colore dei vestiti, chi non rischia, chi non parla a chi non conosce. Lentamente muore chi evita una passione, chi vuole solo bianco su nero e i puntini sulle i, piuttosto che un insieme di emozioni, emozioni che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbaglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti agli errori e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, chi rinuncia ad inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta di fuggire consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia e pace in se stesso. Lentamente muore chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non risponde quando gli si chiede qualcosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi. Ricordiamo sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. Allora, ciao la vincitrice. Non so se mi posso divertire un po'. Prima, pure. No, ma dai, non allunghiamo. Diamo subito per te. Allora. Si faccia avanti la numero 3. Un applauso! Anzi, vado indietro. Ecco, 100 grammi a fare fine. Si faccia avanti la numero 7. Un applauso. E quindi la vincitrice del Grest 2010, vado indietro. Si faccia avanti la numero 1. Applauso! Per l'allegria, anche lei un passo indietro. La vincitrice del Grest 2010 Grest Family è la numero 1!
Allora, le foto... Mamma, io ho fatto... Le foto dopo. Un applauso! Voglio ringraziare tutte le mamme che hanno partecipato. Tutte le mamme che hanno partecipato. Si mettono in fila. Così. Ma certo, scusate. Più al centro.